Questa è la borsa di Amsterdam e qui viene stabilito l'indice del TTF, cioè l'indice che determina il prezzo del gas. Ufficio stampa della borsa di Amsterdam, dica. Siamo qui per incontrare gli operatori del mercato del gas. Qui non c'è nessuno, sono solo uffici. Ma non è questa la borsa? Sì, ma la borsa ormai è solo virtuale, gli operatori non li trovate qui. Buonasera Isidori, io sono qui alla borsa di Amsterdam per incontrare i trader del gas. Ma non ci sono, dove siete? La cosiddetta piazza di Amsterdam del gas in realtà è una piazza di incontro virtuale. Non esiste, non c'è un luogo fisico. No, esattamente no, è un punto di scambio virtuale. Perché ad Amsterdam si determina il prezzo del gas che compriamo in Italia? Perché l'Olanda era il principale produttore all'interno dell'UE di gas con il campo di Groningen. Ma nel prezzo del gas a cui stiamo assistendo in queste settimane c'è la speculazione, quanto pesa la speculazione? Beh, diciamo che io ho sempre fede nel mercato. Dal mio punto di vista si può sempre spiegare tutto con domanda ed offerta. Non dobbiamo dimenticarci che la Russia è il principale fornitore di gas per l'Europa. L'assenza delle sue forniture ha determinato uno scompenso tra domanda e offerta che ha portato, come vedete, il prezzo alle stelle. L'Europa potrebbe rimanere senza gas per tutto l'inverno. Quanto saremmo disposti a pagare per riscaldarci, per tenere in funzione le nostre centrali elettriche che bruciano gas? Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. Lasciamo alle spalle Amsterdam, la borsa di Amsterdam, e arriviamo a Groningen, nel nord dell'Olanda, dove ha sede la Gasunie, la compagnia di Stato olandese che detiene la piattaforma dove viene stabilito il prezzo del gas. Why does Perché Gasunie è proprietaria anche della piattaforma di scambio? Noi gestiamo solo l'infrastruttura. Gasunie trasporta gas. Abbiamo creato questa piattaforma per facilitare gli scambi del mercato del gas. Non chiediamo soldi per questo servizio. Molti italiani credono che l'Olanda sia poco solidale con il resto d'Europa. Per l'Olanda l'Europa è molto importante. Siamo in Europa per aiutarci a vicenda. Per esempio, il rigassificatore inaugurato la settimana scorsa aiuterà l'Olanda, ma anche altri paesi in Europa. Siamo a Groningen, la capitale del gas olandese. Qui si estrae quasi tutto il gas che ha reso ricca l'Olanda in questi ultimi 50 anni. E andiamo a sentire se anche gli olandesi soffrono la crisi del prezzo del gas. È estate, non abbiamo ancora acceso i riscaldamenti, ma le bollette sono già molto alte. Io sono solo con mia moglie, dunque non dovremmo pagare molto di più. Ma facciamo già docce più brevi. Pago circa il doppio rispetto all'anno scorso. Vedi una differenza tra le famiglie italiane e quelle olandesi? Quello che vedo è una grande differenza tra quelli che possono pagare e quelli che non possono. Spero che l'Europa faccia qualcosa. Siamo in Europa insieme, paesi del nord e del sud. Dobbiamo aiutarci a vicenda. Ho appena ricevuto la bolletta del gas. Sono 300 euro in più al mese, il doppio di prima. Cosa ne pensa del tetto al prezzo del gas? Sarebbe utile per limitare i danni. Io sono fortunato, riesco a pagare, però non tutti ce la fanno. Le bollette possono far saltare i conti a fine mese. Stiamo andando a Eemshaven, dove sorge un impianto che segnerà la svolta della politica energetica olandese. Ecco
Eccolo, questo è il primo grande rigassificatore olandese, deciso ad aprile e inaugurato una settimana fa. Alla presenza delle autorità del governo olandese e di quello della Repubblica Ceca, anch'essa contraria al tetto al prezzo del gas, non a caso questo rigassificatore fornirà un terzo del fabbisogno della Repubblica Ceca in sostituzione del gas russo. L'Olanda è storicamente un importante produttore di gas, ma anche gli olandesi si lamentano dell'aumento delle bollette. Come in tutta Europa, i costi dell'energia sono aumentati di 2 o 3 volte. L'Olanda trae beneficio da un prezzo del gas alto? No, ci perde meno di altri paesi, perché circa metà del gas lo produciamo in casa e l'altra metà lo importiamo. Perché il governo olandese non vuole il tetto al prezzo del gas? Il governo olandese ritiene che il mercato sia necessario per tenere domanda e offerta in equilibrio. Se i prezzi non fossero alti, non avremmo quella riduzione dei consumi necessaria per arrivare alla fine dell'inverno senza esaurire le riserve.